c'è posta per te. Domenica non vuole incontrare Antonio. Ecco il vero motivo. La terza storia della serata ha visto come protagonisti due anziani signori. Nella sesta puntata di C'è posta per te è stata proposta una storia molto divertente che ha coinvolto due signori ultra settantenni, Domenica e Antonio. Secondo il racconto di quest'ultimo, dall'ultima volta che si sono incontrati sono passati più di 64 anni. Il protagonista maschile della storia si era completamente infatuato di Domenica quando lui era adolescente e lavorava come muratore vicino alla casa di lei. A quei tempi, avendo delle disponibilità economiche ristrette, decise di non farle una proposta di fidanzamento, ma ora, che la sua situazione finanziaria è nettamente migliorata, si è riproposto con l'intento di conquistarla. L'anziano signore ha dichiarato a Maria De Filippi di essere separato in casa e quando è venuto a conoscenza che Domenica è rimasta vedova, ha deciso di chiamare la redazione del popolare Peopla Show. Antonio vuole incontrare di nuovo Domenica. Appena i due protagonisti della storia si sono seduti sulle rispettive postazioni, la De Filippi ha aperto la busta ma Domenica non ha riconosciuto il signore, che era dalla parte opposta. L'uomo ha raccontato minuziosamente quello che è successo vicino al manicomio del paese più di mezzo secolo fa, ma l'anziana signora ha più volte ribadito che non si ricorda di lui. Ovviamente questo divertente siparietto ha conquistato sia il pubblico presente nello studio Helios, che quello da casa. Inoltre Antonio, forse per fare breccia nel cuore della donna, ha elencato tutti i suoi possedimenti. Lei però ha affermato che i soldi non valgono nulla e non fanno la felicità. Domenica chiude la busta e spiega il perché. Dopo alcuni tentativi di Maria De Filippi di far aprire la busta, Domenica ha sorpreso tutti affermando di non volere incontrare Antonio nemmeno per stringergli la mano. Il pubblico presente ha iniziato a rumoreggiare ma l'anziana donna è stata ferma nella sua decisione. Ma qual è il motivo della sua scelta? Durante la conversazione con la conduttrice, la protagonista femminile della storia ha dichiarato che vuole stare tranquilla a casa sua e soprattutto da sola. Se apro la busta e mi vedono le mie cognate in televisione, penseranno che sono completamente impazzita, ha sottolineato la signora. Quindi per evitare incomprensioni con le sue parenti, ha dato una grossa delusione ad Antonio. Qualche minuto dopo la messa in onda della storia, molti utenti sul web hanno fatto una richiesta alla De Filippi, chiamarli entrambi al trono over di uomini e donne. La presentatrice prenderà in considerazione la proposta?